Carissimi amici di Cianciana Piazza Virtuale, benvenuti ad un nuovo incontro e benvenuti ad un nuovo appuntamento con, in questo caso, due Ciancianesi che vengono a trovarci qui in questo salotto virtuale, in questa piazza virtuale, per parlarci di un progetto che ha a che vedere proprio con Cianciana. E in questo sabato di giugno, che pian piano se ne va, come dice Antonella, come stava dicendo Antonella prima di partire, saluto proprio Antonella Cimino in collegamento da Cianciana. Ciao Antonella. Buon pomeriggio, Vito. Eh sì, ogni sabato mi ritornano in mente le parole di questa canzone di Baglioni, perché noi arriviamo quasi alla fine no, della giornata del sabato. Una giornata oggi un po' in tempo ballerino, stamattina, come si dice a Cianciana, un tempo accuposo da levarti proprio il respiro. Ora si è aggiustato un pochettino, ci riprendiamo, dai, Addirittura sta siamo piovendo, pronti per immagina, partire. eh? Qui No, dai. un sabato di pioggia, però fa sempre caldo. E allora, in questo bel sabato facciamo entrare qui in studio Gaetano Lacorte e Joseph Tallo, proprio in collegamento da Cianciana. Benvenuti ragazzi a questi microfoni. Benvenuti. Benvenuto a voi ragazzi, Buonasera. grazie dell'invito. Grazie a voi per aver accettato questo invito e oggi è una giornata molto bella perché parleremo di Cianciana, ovviamente, e lo faremo attraverso le vostre parole e attraverso soprattutto le immagini, perché lo anticipiamo subito, sia tu Gaetano che Joseph, fate della fotografia un mezzo d'espressione e soprattutto di diffusione di quella che è la bellezza ciancianese, tanto a livello naturalistico e architettonico, ma soprattutto a livello umano. E ne parliamo insieme ai nostri spettatori a cui rivolgo un invito prima di cominciare, che è quello appunto di rivolgere le vostre domande a Gaetano e a Joseph, di inviare i vostri saluti. Capisco che d'estate già cominciamo a essere un po' più lagnosi in questo senso, però comunque siamo sempre qui e da questo punto di vista mi farò portatore di quello che vorrete dire ai nostri ospiti. Allora, Antonella, cominciamo subito questa intervista. Sì, cominciamo con le presentazioni. Guarda, per non fare confusione, partiamo da Gaetano, presentiamo a Gaetano. Gaetano, a cui appartieni? A chi appartengo? Mio padre si chiamava Vincenzo Lacorte, detto alla Giangianese Vincenzo Lulongo. Mia mamma era Angela Colletti, che poverina è morta in giovane età, giustamente poco conosciuta a Cianciana perché i suoi genitori, per causa di lavoro, sono emigrati all'estero in Francia. Quindi, dopo che si è sposata con mio padre, è ritornata a Cianciana durato poco comunque la convivenza, perché, come dicevo prima, in giovane età è morta dopo aver partorito a me. Quindi io avevo più o meno 5 anni, 5-6 anni. Piccolino, va Sì. bene. Sì. Anche Però la mio padre, ricordiamo in questa occasione, è un'occasione anche per poterla certo. ricordare. Sicuramente, Sì, sicuramente questo sì. mi fa tanto piacere nominarla, nominare anche mio padre, che anche lui è morto in giovane età, quando io avevo 16 anni, quindi diciamo che sono cresciuto da solo, perché avendo poi nella famiglia mio fratello che si era sposato da poco, le mie sorelle che abitavano pure all'estero, una in Germania e una in Inghilterra, quindi sono cresciuto da solo, diciamo, ma anche se poi mio padre si era sposato in seconde nozze, e ho avuto la seconda madre che mi ha cresciuto fino all'età di 20 anni, che poi anche lei, disgrazia vuole, è morta pure lei. Ma subito dopo poi mi sono sposato con Carmela Alfano e da lì non mi sono Hai più creato la fermato, tua anche famiglia. perché Sì. ho creato la mia famiglia. Sì. Nonostante l'avversità, dico, sei cresciuto bene. È stato questo il destino. Sei cresciuto E bene. Joseph, invece, nel tuo caso, tu a quale apparteni?
Io invece vengo da una famiglia di professori. Mia madre era la professoressa Laura Bullara e mio padre era il professore Lino Tallo. Sì, Conosciuto entrambi in molto, paese, molto da voi. conosciuto. Sì, molto conosciuti entrambi e soprattutto per la grande attività sociale, per la sua grande allegria anche, ricordiamo la figura di tuo papà e a tal proposito ti chiedo com'era tuo papà, che ricordo hai di lui? Ma mio padre era, come lo ricordano molti, un amico di tutti, sorridente, disponibile. Era un uomo che aveva a cuore la cucina. Passava tantissimo tempo tra i fornelli, soprattutto durante le festività. Io lo definisco un sognatore, perché programmava sempre cose da fare, non amava stare fermo, infatti viaggiava spesso. Se poteva ogni estate 2 settimane usciva e si faceva una bella vacanza. Ecco qua la foto. Sì, Guarda, a infatti. proposito della cucina, scusa Vito se ti interrompo, indimenticabili le torte alla frutta. Non c'era un'occasione, cioè non si Numero uno. perdeva occasione in chiesa di ricorrenze e festività che non arrivava tuo padre con una bella torta. Assolutamente, la frutta. Tanto che poi alla fine era, come dire, non dico, cioè, se non la portava la chiedevamo noi. Sì, perché è E lo faceva buonissima. con tutto il Poi, cuore. sì, persona molto generosa e appunto sempre Poi era così disponibile grande, da con donna, ma che tutti, come dicevi tu. la cucina era sempre una confusione. È anche bello questo programma perché ci dà modo di poter ricordare con affetto, perché poi è quello che resta, quando vanno via i nostri cari. Esatto. È proprio bello. Tanto nel caso di tua madre Gaetano, come nel caso del papà di Joseph, di poter mantenere vivo il ricordo che continua a Bellissimo. farli mantenere in vita anche per coloro che non li conoscono o non li hanno conosciuti direttamente. Fisicamente, certo. Benone, benone. E a questo proposito, invece, parlando proprio della vostra vita, del vostro sviluppo vitale, tu Gaetano dove vivi? Tu sei a Cianciana, giusto? Stai, la tua vita si La mia svolge a dimora è a Cianciana. Cianciana, sì, Sì. fortunatamente sì. Ho Bene, sei provato uno tante dei volte ad andare via, fortunati. ma poi alla fine sono sempre ritornato. C'è un forte magnete che mi porta sempre, che mi attrae sempre a tornare a Cianciana. No, Sei stato Cianciana è fuori in qualche l'oro periodo, e giusto? contento. Sì, Come? dico, hai vissuto fuori per qualche periodo, se ricordo bene. Sì, sono stato in Inghilterra per lavoro, a Parma, a Torino, sì, ho girato un pochettino, ma poi per fortuna ho trovato una stabilità lavorativa qua a Cianciana, che ho lavorato più di 20 anni, come conosci tu bene, alla falegnameria Alfano. Abbiamo fatto tanti Sì. lavori a casa di tua madre. Infatti, sì, ci siamo conosciuti proprio quando ero un pischello. Perfetto, in tenera età. E niente, poi giustamente l'evoluzione del web ha distrutto un po' l'artigianato e giustamente l'azienda l'ha chiusa e sono rimasto un po' in mezzo alla strada, diciamo, disoccupato. Poi da lì ho cercato di arrampicarmi un pochettino, lavorando, arrangiandomi, e Sì. cerco di mantenere la famiglia dignitosamente qua a Cianciana. Benone, benone. E nel tuo caso, Joseph, invece, com'è stata finora la tua evoluzione personale e professionale? Io ho iniziato a lavorare con la fotografia circa 6-7 anni fa, con un 18esimo qua a Cianciana, e da allora ho iniziato a fare lauree, 18esimi. Negli ultimi 3 anni ho iniziato un percorso lavorativo con uno studio fotografico a Palermo, preceduto da un paio di mesi di tirocinio dopo aver frequentato la scuola di fotografia. E ora mi divido tra Palermo e Cianciana con 3 diversi fotografi. Bene, bene, quindi hai introdotto, per così dire, con la Argomento. tematica professionale l'argomento di oggi, perché come dicevamo all'inizio, questa puntata è dedicata proprio alla fotografia
E in questo senso, Antonella, vuoi continuare tu questa parte? Che dici? Volevo un po' rivolgere la stessa domanda a Gaetano per chiedergli invece quando è nata la sua passione per la fotografia, come nasce la passione per la foto? Bella questa domanda. Nasce, secondo me, da piccolo, ero attratto dalle macchine fotografiche, dai rullini. Poi all'epoca mi ricordo c'erano dei ragazzi qua a Cianciana, che erano Larci, se non ricordo male, che avevano creato una camera oscura. E andavo lì da bambino a cercare di capire come sviluppavano, da dove nasceva questa foto. Nasce da lì la curiosità per la foto. Poi ho conosciuto Giuseppe Di Maria Buonanima e ho avuto grande, grande stima nei suoi confronti. Ed è stato, penso, lui a trasmettermi questa passione. Perché Rinvogliarti guardando le oltre. foto di Giuseppe mi trasmetteva qualcosa, sentivo qualcosa in me. E quello io ho collegato poi. Quell'emozione che guardando queste foto di Giuseppe e ricordando da bambino questa camera oscura di questi ragazzi che avevano creato questa camera oscura, cioè questi ragazzi dell'Arci, e ho iniziato da lì più o meno. Poi artisticamente c'è qualcosa in me, penso, perché da bambino mi piaceva utilizzare la matita, fare qualche schizzetto, e poi alla scuola media, non so se qualcuno, forse tu, Antonella, se l'insegnante, la professoressa Gigio ti ha fatto Di artistico. sciacca, sì, l'ho avuto pure io. Lei praticamente al termine della scuola media ha chiamato il mio padre e gli ha detto: guardi, signor Lacorte, suo figlio ha una vena artistica, le consiglio di farlo iscrivere al liceo artistico di Sciacca. E effettivamente mio padre ha preso il consiglio della professoressa e mi sono iscritto al liceo. Però Sì. all'epoca, per andare a Sciacca, era un Era dilemma. un'avventura. Era un dilemma, perché praticamente partivamo da Giangiana e il tragitto era Giangiana, Alessandria, Vivona, Santo Stefano. Arrivavamo a Santo Stefano, ritornavo indietro, Vivona, Calamonaci, Ribera, Sciacca. Praticamente partivo alle 6 meno un quarto e arrivavo a casa alle 5. Mamma mia. Praticamente in età a 13 anni non me la sono sentita più di andare avanti. Io ho detto: guarda, No, papà, troppo per il bello. Il bene viaggio mio, che deve io essere sono in arte, però io non ce la faccio. E mi sono poi fatto. Eh iscritto all'università professionale. sì. Però ho avuto sempre la tendenza alla manualità, a fare qualcosa di artistico. Infatti Alle poi espressioni artistiche. sì, Sì. poi ho intrapreso il discorso dalla falegnameria che mi ha dato tanta, tanta soddisfazione. Bello, bello, bello. È questo. Rimane la passione comunque per la foto. Passiamo adesso Sì, certo. passiamo a Joseph. Come definiresti il tuo stile fotografico? Diciamo che non ho uno stile ben definito perché le mie foto passano dall'essere molto luminose a essere molto buie. Quindi vado un po' a dove mi porta l'ispirazione. Sicuramente in questi anni ho avuto molta ispirazione da fotografi come Ferdinando Scianna, ma soprattutto mi ispiro molto per come usa la luce Caravaggio. Infatti di recente ho provato a fare degli scatti che riproducessero appunto la luce simulata da Caravaggio e con risultati abbastanza buoni. Ma una Nel frattempo curiosità, stiamo vedendo sì, alcune stiamo delle vedendo delle belle foto produzioni veramente, di degli Joseph, scatti. e insomma, lasciamo anche a voi la possibilità di vederle e di poterle anche ammirare, perché sono veramente molto, molto belle e uniche nel loro genere. Eh sì, ma voi due come vi siete incontrati? Ah, bella questa. È proprio Cuviungino, grazie alla fotografia. Può sembrare strano. Due giangenesi che si conoscono tramite il web. ah, Tramite addirittura. Facebook. Perché
c'è un progetto che state portando avanti. Chi ne vuole parlare di voi due? Di chi è stata l'idea? Di Gaetano o di Joseph? Allora, diciamo, il fondere sono stato io. E lì mi sono ispirato un po' a Agostino d'Ascoli, perché scoprendo la piattaforma di Instagram, così per caso, per il gioco, assieme a mia figlia, essendo appassionato della foto, scopro questa piattaforma, questo web, e allora dico, perché non iscrivermi? Mi iscrivo e mia figlia mi scotteva, mi diceva, papà, ma dove vuoi andare su Instagram? È una piattaforma per giovani, non gentico, quasi mi prendeva per anziano. Dico, guarda Giorgio, facciamo una scommessa. Se riesco a prendere su una mia foto 100 like, io mi cancello. E è partito tutto da lì. Iniziando poi Una scommessa. su una scommessa, sì. Iniziando proprio da lì, mi è incuriosita poi questo social. Incuriosendomi, sono stato invitato da un gruppo che si chiama Sicilia Mondo, che è proprio la tematica e la sicilianità. Allora ho fatto mente locale, dico, ma perché dico, farlo a livello regionale e provinciale e non farlo a livello locale? Non sponsorizzare il mio paese. Dico, adesso ci provo. In quel periodo c'era l'architetto Senzere, aveva fatto l'insegna all'ingresso del paese con la scritta Giangianami. Libri di interpretazione, Giangianami, Giangiana My Love, Giangiana, cioè ognuno la vede a modo suo. E poi seguivo Giangiana World di Agostino d'Ascoli. E Sì. un giorno parlando con lui, gli ho detto, Agostino, scusami, perché non fai un profilo correlato alla pagina World che c'hai su Instagram? Mi fa, guarda, già mi soddisfa di Facebook, non mi interessa Instagram. Allora che da lì parte il mio progetto. Il nome parte proprio dall'insegna dell'architetto Sanseri e trasmette le nostre tradizioni, le nostre culture, i nostri angoli giangianesi, ma nasce proprio da Giangiana World, da Agostino, anche perché Agostino è, guarda, Un altro appassionato di foto. un altro appassionato me di una cultura locale esageratissima. Proprio ieri eravamo assieme e mi raccontava cose che ogni volta che lo vado a trovare mi riempie di gioia, di nozioni, di notizie che mi lascia una bocca aperta. C'è un gambissimo Agostino, è proprio da un personaggio, diciamo. Sì. E nasce da lì il progetto Giangiana Mia. E mi auguro che questo venga trasmesso ai giovani, perché i giovani hanno una grande potenzialità avendo in mano il cellulare, il social. Fare una foto costa niente. Usare gli hashtag giusti significa sponsorizzare, pubblicizzare tantissimo Giangiana. È vero. Io Basta. vi seguo nel lavoro che fate, Gaetano e Joseph. Da quando avete cominciato sostanzialmente, o meglio, da quando ho cominciato a utilizzare Instagram, perché comunque non era una piattaforma che utilizzavo nel passato. E devo dire che una delle cose che più mi piace, più mi attrae delle vostre foto sono quegli scorci di Cianciana come paese. Al di fuori delle feste, al di fuori degli aspetti più mondani, ma proprio quelle diapositive in cui ti rivedi dentro. Ad esempio, c'è la Chianata di Locarno che ho fatto miliardi di volte, e quando la vedo in quella foto e nella sua semplicità, mi riporta in qualche modo lì. Quindi, in questo senso, serve come promozione, secondo me, ma anche come memoria di chi Cianciana l'ha vissuta nel passato, di chi la sta vivendo, perché in qualche modo viene vista con gli occhi del fotografo. Ed è molto bello in questo senso il lavoro che fate, proprio perché serve a fare comunità, perché poi alla fine attraverso le foto possiamo vedere i luoghi, i volti e le persone, diciamo, che compongono la nostra comunità. E Joseph, a te volevo chiedere, tu sei l'amministratore di questa pagina Instagram che è raggiungibile tramite un profilo specifico che è chiocciolaciancianame, quindi chiunque lo Sì. vuole andare a seguire può farlo. Come
come fai a selezionare le foto delle, diciamo, che poi vengono pubblicate sul profilo? Ma intanto cerco di non prendere foto simili. Come potete ben capire, Gian Gian è una realtà molto piccola e quindi si rischia di avere sempre le stesse fotografie. Quindi quello che cerco è, non dico comunque una foto tecnicamente perfetta, perché siamo comunque una pagina piccola per una piccola realtà che è Cianciana, ma cerco comunque qualcosa che sia bello, se c'è l'originalità, perché no? Poi la ricerca delle foto come funziona? Vado nelle voci, cerco l'hashtag sotto la quale si trovano sempre le foto scattate a Cianciana, l'hashtag è Cianciana Me, oppure cerco direttamente il luogo, appunto in questo caso Cianciana, e mi spuntano tutte le foto scattate a Cianciana. Altri invece, fortunatamente, grazie al cielo, ci taggano nelle loro foto. Quindi avviene così la selezione. Molto bello, molto bello. E nel frattempo sono arrivati tanti messaggi che ho fatto scorrere in sovraimpressione. Cito quello di Marilisa, che è appena arrivato, che dice: adoro le foto dei vostri ospiti, adoro la fotografia, mi emoziona sempre la sua forza comunicativa. Eppure Enza Danna, che dice: vi conosco da quando eravate bambini e siete già adulti, ho conosciuto anche le vostre famiglie. Tanti saluti arrivano pure, ci sono Chiara D'Angelo, Giuseppe Comparetto, sempre mio zioppino che salutiamo, che ormai è fedelissimo, sono veramente contento. Insomma, tanti messaggi che entrano nella linea di quello che dicevamo, ossia della possibilità di utilizzare le reti sociali come strumento per tenerci in contatto e come strumento per diffondere una realtà come quella appunto ciancianese. E a tal proposito, qual è stato la risposta, qual è stata la reazione degli utenti di Instagram alle foto? Vi seguono, commentano, come funziona di solito? Chiedo a te, Gaetano. O a Joseph, uguale. Positivamente, sì. Anche perché è una pagina che parte da zero, già siamo arrivati a 2000 follower, per essere una pagina locale, diciamo che ci dà grande soddisfazione. Certo. Io invito sempre i ragazzi a utilizzare la foto per trasmettere le nostre culture, le nostre tradizioni. E ci sono comunque... Sì, mi sentite? Sì. Sì, sì. Io ho perso un attimo, perfetto. Ci sono stati casi in cui gente da fuori, per così dire, si è interessata a Cianciana e in qualche modo ha avuto magari lo stimolo di venirci a trovare attraverso quelle fotografie, oppure no? Io ho avuto sì, dei contatti in privato con Cianciana, con gente del Venezuela, dell'Argentina, che ci hanno contattato per conoscere le proprie origini, ragazzi che vogliono trasferire addirittura a Cianciana, forse per problemi di lavoro, magari vogliono spostarsi qua in Europa per crearsi un futuro. Sì, ti dico che tante persone mi hanno scritto in privato chiedendomi aiuto addirittura. Molto però bello. Purtroppo, fino a quando si è trattato di ricerca di famiglie, ho cercato di dargli tutto l'aiuto che c'era da dargli. Per il lavoro un po' meno, giustamente gli ho detto la realtà qual era qua. Sì. E molti ragazzi, se non ricordo, erano dell'Argentina, volevano venire qua a Cianciana e poi la seconda opzione era a Roma. E giustamente gli ho consigliato di andare a Roma. Certo. Già a Roma è collegata benissimo, al limite se vuoi venire, vieni in vacanza, dico, perché una meta turistica va bene, dico, ma per lavoro, mi dispiace dirtelo, dico, ma non va bene. Ovviamente, ovviamente, ovviamente. Antonella. Una domanda a Josef, sempre sulla foto. Qual è l'aspetto che miri a far emergere di più dalle tue fotografie?
Sicuramente quando pubblico i miei scatti cerco di pubblicare qualcosa che stupisca. Quindi non cerco mai la banalità, ma neanche l'arroganza. Quindi se una mia foto riesce ad emozionare, io sono ben felice. Quindi ricerco sia la semplicità e, come detto poco fa, qualcosa di originale. Originalità, quindi andare a suscitare delle emozioni poi Eh sì, alla fine. cercare Senti, Davide. di far capire Sì. cosa provo io durante lo scatto e durante la post-produzione. Gaetano, per te è la stessa cosa? Cioè, condividi il pensiero di Joseph o Sì, più o vuoi meno sì, ma lui è dire molto più qualcosa di professionale di diverso? me nel settore. Io solo ho avuto l'idea di portare avanti la foto, sì, in prima persona, però è quello che... Il mio progetto è sempre là, trasmettere le nostre culture e le nostre tradizioni tramite la foto. E infatti ho scelto Sì. lui perché professionalmente è molto più preparato di me. Sì. Esatto. Chiama È Cesare perché giusto. è Cesare. Esagera. Il Mi mio pare maestro è lui. giustissimo. Stavo un po' per tornare indietro con la domanda di prima, dico no, abbiamo unito la fotografia, ma stavo per chiederti pure, ma quando è stato poi il momento che è arrivato Joseph in questo progetto? L'hai cercato tu allora? Cioè, Sì, sei sempre stato tu ad tramite, l'ho invitarlo? conosciuto tramite Instagram, perché frugando come diceva lui, sugli hashtag, sulla località, vedevo sempre le sue foto in prima linea. Allora io dico, ma chi è questo ragazzo? Non lo conoscevo, me lo giuro. E da lì iniziavo a mettere i like, no? Nelle sue foto. E lo stuzzicavo, ma lui mi snobbava. Ma chi è questo? Veramente vi dico, non sto scherzando, però sono stato così insistente di poi portarmelo a casa. Che nel Hai senso, dovuto, siamo così diciamo, veramente sul letto. si è fatto corteggiare a lungo prima di Mi cedere. snobbava. Sì, io volevo chiedere a Joseph, nelle collezioni di foto che sono pubblicate online, delle tue produzioni, quelle diciamo più artistiche per così dire, vedo che c'è un mix tra ritratti, paesaggi, anche composizioni. Ce n'è una ad esempio che mi ha colpito particolarmente, che è quella dei soldatini Lego, che sono dei soldatini romani Le dinanzi forze al dell'Ego, queste Colosseo. famose. Che è una delle foto più originali, più belle che ci sono, ma ce ne sono anche altre, ad esempio la composizione con i modellini delle macchinine. In questo senso, qual è quell'oggetto che ti piace di più, in questo senso parlando proprio di oggetto, che potrebbe anche essere una persona in questo caso, che ti piace di più fotografare? E poi fuori onda mi dicevi che ti ispiri pure a Caravaggio per la combinazione di ombra e luce. Sì, confermo per come uso la luce Caravaggio. Ti dico che non ho un oggetto in particolare che amo fotografare. In che senso? Parliamo di generi a questo punto. A me piace avvicinarmi a qualsiasi genere fotografico. Di fatto ho scattato per diversi generi fotografici, quindi mi dedico al ritratto, mi dedico allo still life, mi dedico ai paesaggi. Sicuramente, anche se non mi piace definirmi in un unico genere fotografico, sicuramente sono paesaggista, e al contempo anche ritrattista. Bene. E qualche consiglio proprio tecnico per chi, per esempio, ama fotografare i paesaggi a livello tecnico, che consigli daresti? Quali sono gli errori magari da evitare? Io consiglio la pazienza, tanta pazienza, Tanta passione. tanta passione. Non devi uscire solo per portare a casa un lavoro che ti porti, diciamo, il pane. Prima di tutto la mia è una passione, nasce come una passione. Io ho portato i miei amici, in primis Gaetano, in posti Inediti. inediti e quasi anche irraggiungibili. Veramente. Abbiamo fatto Anche chilometri e chilometri a piedi. in condizioni quasi proibitive, Bene. però il risultato finale È è quello. eccezionale, Io poi mi emoziono mozzafiato. quando vado a post-produrre, che credo sia la parte che mi riesce meglio.
Quando vado a posto duro e poi mi emoziono e dico wow, che foto che ho fatto. Però continuo sempre a non avere fiducia nei miei mezzi. Beh, quello poi... Non è meglio di qua. Ogni foto nuova è una sfida nuova, diciamo. La foto più bella è quella che dovrò ancora fare. Che dovrò ancora fare. Gaetano, tu preferisci i ritratti o i paesaggi, da questo punto di vista? Sono più per i dettagli. Ok. I dettagli, perché per fare una foto un paesaggio bisogna essere molto tecnici, bisogna essere molto preparati. Bisogna avere le macchine, c'è la fotocamera giusta, il piedistallo, bisogna avere un corso fatto come l'ha fatto Joseph, giustamente, e allora lì ci sei. Quindi io mi dedico solo al dettaglio che riesco a fare col cellulare oppure con la fotocamera. Bene. Voglio essere modesto. Però dai, nei dettagli si riesce a creare delle composizioni molto belle. Potrebbe essere un piatto di pasta, potrebbe essere un balcone, un angolo, un portale. Sì, molto molto bello. Subito Gaetano, perché per fare una bella fotografia ad ogni modo non c'è bisogno di un corso. Basta anche un po' di occhio, un po' di passione. Sicuramente, però... Il corso sicuramente ti fa raggiungere livelli un po' più alti, diciamo. Certo, per potenziare poi quell'occhio, perché poi alla fine la foto cerca di fermare quello che l'occhio vede, quindi alla fine, in questo senso più in grado si è di maneggiare poi la macchina fotografica, meglio si riesce a realizzare il lavoro. Nel frattempo sono arrivati tanti messaggi, ne leggo uno, quello di Giuseppe Riggio, che salutiamo caramente, che è stato nostro ospite poco tempo fa, che dice che per noi ciancianesi che viviamo lontano dal nostro amato paese, vedere le vostre foto e quelle di Agostino è sempre emozionante. E tanti altri spettatori che stanno mandando i loro messaggi, che salutiamo. C'è Emanuel Baines dagli Stati Uniti, che ci saluta. Ciao Manu. E nello stesso tempo sono arrivati anche messaggi da Marilena Mattaliano, che ci augura buon pomeriggio. E poi, andando anche un po' più indietro, Maurizio Marino, che ci saluta anche lui. E nello stesso tempo ce n'è un altro, vado a vedere un poco più indietro, un complimento per Antonella, da parte di Carla Di Fratello, un'altra nostra ospite, che dice buon pomeriggio, oggi Antonella è raggiante. Ricorda... Sono colori estivi, questo sì, è arrivato molto raggiante, più colorata. anche un ricordo per... Vestita di nero, oggi c'è l'arancio. E nello stesso tempo anche un ricordo per tua mamma, Joseph, dice ricordo volentieri la mia cara professoressa dei tempi delle medie, devo anche, anche un po' a lei il mio amore per la letteratura. Molto molto bello, e insomma ne arrivano tanti, continuate a scrivere, continuate a condividere soprattutto questo amore per Cianciana tramite questo umile mezzo, quello di Cianciana Piazza Virtuale, ma soprattutto oggi, essendo l'argomento principale, attraverso le foto di Cianciana Me e di Joseph e di Gaetano, che poi stanno dietro le quinte, che dietro a quel logo ci sono delle persone che lavorano tutti i giorni per farci conoscere meglio la nostra Cianciana. E a proposito di Cianciana, una cosa che voglio chiedervi, ragazzi, è che rapporto avete con Cianciana? Essendo voi residenti, di solito le domande sono che ricordi hai di Cianciana? In questo caso è come vivete il vostro essere ciancianesi? Partendo da te, Joseph. Io ho un rapporto di pieno amore con Cianciana. Se dovessi trovare una parola per esprimere quello che provo nei confronti di Cianciana, è sicuramente casa. Casa racchiude proprio tutto ciò che provo per Cianciana. È come in ogni casa, ogni tanto ci si fa la guerra, ci si litiga, ma spesso ci si trova bene. Perché ci si fa la guerra con Cianciana? Perché a volte offre poche alternative, sia per quanto riguarda uno sfogo, soprattutto lavoro, in termini di lavoro. Però al contempo ci si trova bene, perché tutto sa di te, tutto parla di te. Le strade, i quartieri,
i fiori. Quindi Gian Giano è lì che ti aspetta ogni volta che ritorni. E nel tuo caso, Gaetano? Gian Giana per me è tutto. Cioè, dicendo tutto significa già, lo dice il fatto che ha creato la pagina, la voglio pubblicizzare al massimo, la voglio far conoscere a tutto il mondo. Voglio esagerare. Cioè, come dicevo prima, sono emigrato un paio di volte, sono sempre ritornato perché Gian Giana ti dà tanto. Come dice Joseph, ci sono anche i punti negativi, giustamente, lavora parlando, poi del resto Gentana secondo me offre di tutto, cioè, siamo abbastanza evoluti su certi punti di vista, dal mangiare all'ambiente, siamo vicino al mare, alla montagna, per me Gentana è il centro del mondo. L'ombelico del mondo, come canta Jovanotto. Oggi giornata di canzoni, Vito. Sto ricordando tutte le mie È molto bello preferite. sentirvelo dire, è molto bello sapere che appunto c'è questa grande passione, c'è questo grande amore nei confronti di Gianciana che ci accomuna e lo dicevo a degli amici parlando l'altro giorno qui a Madrid, io sono anche qui, mi trovo benissimo, è casa mia e insomma ne ho due di patrie per così dire. Dicevamo però, parlando proprio di Cianciana, del fatto che è riuscita a rimanere in un contesto sostanzialmente incontaminato, non c'è inquinamento a Cianciana, non c'è industrializzazione forzata come c'è stata in altri posti. Quindi adesso questi luoghi sono veramente preziosi perché sono dei luoghi in cui poter tornare, in cui potersi ritrovare come uomini, come esseri umani. E soprattutto, lo dicevamo anche fuori onda, Gaetano, la cosa più bella è proprio la popolazione giancianese, il modo di essere dei giancianesi che sono così accoglienti, così ospitali. Quasi unici. Sì, Benone, quindi in questo senso siamo quasi giunti alla fine della chiacchierata, ridendo e scherzando stiamo quasi finendo. Però mi piacerebbe proprio perché siete delle persone inquiete chiedervi quali sono i vostri progetti futuri, cosa bolle nella vostra pentola, partendo da te, Joseph. Il mio progetto è quello sicuramente di continuare con la fotografia. Aprirò uno studio fotografico? Non lo so. Al momento voglio continuare a fare esperienza con questi fotografi che mi stanno dando questa possibilità. Però se guardo la strada che sto percorrendo, vedo che il traguardo è quello, aprire uno studio fotografico. Non so dove, non so quando, ma spero di continuare con la fotografia. Per quanto riguarda un progetto fotografico, è da un anno che lavoro ad un progetto per puro svago. Io sono un amante di un tremendo appassionato di storia, nello specifico storia contemporanea. Tenterò di creare delle immagini sulla Seconda Guerra Mondiale, quindi immagini in trincea, in battaglia, avendo già a casa una collezione di modellini. Quindi per puro svago, infatti credo di aprire un account Instagram dedicato soltanto a questo genere fotografico. Molto bello, molto bello. Quando lo farai, faccelo sapere per poterlo seguire Assolutamente. nella giusta maniera come stiamo facendo con Cianciana me. Nel tuo caso, Gaetano, invece, cosa bolle nella tua pentola? Bah. Tante sono le ambizioni. Al momento sto prendendo un diploma alberghiero, spero di portarlo al termine, di raggiungere il traguardo che è il diploma. Spero di cambiare settore dal legno all'alimento. Bene, bene. Aprire Bravo, una c'era mia un bandiera ristorazione, non lo so, una parola un po' grossa ristorazione. come dice Joseph, giustamente, però l'unico traguardo poi alla fine sarà questo, penso. Però che Sì. tipo, non lo so, da vedere. Andiamo, prima arriviamo all'obiettivo che è il Per diploma, ordine. perché ormai non avendo i titoli non si fa niente, poi vediamo.
Crocodile, ma sempre bello, bello. E faremo per Cendiana sempre, ovviamente. Assolutamente. L'importante è avere degli obiettivi. Non vorremmo investimenti fuori di Cendiana. Bene, bene. E sono sicuro da questo punto di vista che vi andrà bene, perché siete due persone vive, due persone inquiete, e soprattutto con delle passioni, e quello porta avanti tutto. In questo senso faccio mie le parole di Enza Danna, che sono appena arrivate, che dice: non c'è cosa più bella che poter coltivare le proprie passioni. Non mollate mai, ragazzi, vi auguro tutto il bene del mondo. Grazie. In questo senso sottoscrivo quello che dice Enza, e la saluto anche da parte mia. E insomma, sono arrivati tanti messaggi sempre da nostri spettatori: Dina Scardino, che ci saluta, Giovanni Mirasola e Nadina Pollari, che dice: bravi ragazzi, le foto sono fonti iconografiche che da sempre hanno raccontato la storia del nostro paese, continuate così. E vi ricordo a questo punto, proprio a chiusura di questa parte, dicendovi che il profilo Instagram di Cianciana Me, quindi M-E di Empoli, lo trovate proprio facilmente su Instagram. Se siete utenti di quella piattaforma, adesso è il momento di andare a mettere like, di andare a seguire la piattaforma stessa. Abbiamo una sorpresa per voi, che non avevamo detto. che abbiamo sviluppato all'ultimo minuto, a ditta a ditta, come si suol dire, ed è un'intervista doppia, con alcune domande velocissime fatte da entrambi, quindi vi chiediamo di rispondere in modo telegrafico. Dai. Allora, prendiamo le domande e cominci tu, Antonello, ok? Ok, va bene, tipo l'intervista delle Iene, lo sapete, no? Comincia a rispondere per prima Gaetano, anche se abbiamo già anticipato qualcosa, però. Cominciamo, nome. Gaetano. Josef. Età. 49. 26. Professione. Disoccupato. Fotografo. Squadra del cuore. Juve. Ah, meno male, almeno lì siete d'accordo. La canzone che ti ricorda Cianciana. Aia. Pensi che sei sulla collina. Condivido. Non vale, Josef, non vale. Te la diamo per buona. Piatto giangianese che preferisci di più. Milanisa. Pasta giangianese. Io non un sono piatto, una specialità di Cianciana. Lo vedo in difficoltà. Andiamo avanti. Non è cianciano. Facciamo carbonara a prescindere. Vabbè, l'accettiamo. Allora, Gaetano, questa è una domanda che rivolgo a te, ma nei confronti di Josef. Descrivi Josef con un aggettivo. Li stiamo mettendo in difficoltà con queste domande oggi. Lo vedo. Cos'è che hai detto? Non ho capito. È un amore. Josef, un aggettivo per descrivere... E aggiungo, è un grande testardo. Ah, bene. Mi hai anticipato, perché ti stavo per chiedere un difetto. Lo validiamo per entrambe le cose. Gaetano, un difetto di Josef? Non ne ha difetti. Non ne ha, perfetto. Un pregio? Nei miei confronti non ne ha. Un pregio di Josef? Cos'ha di bello, dai? Cos'ha di bello? È lui bello. È tutto bello, dimmi. La stessa domanda a te, Josef. Un pregio di Gaetano? È un grande amico. Bello, un'amicizia valori, no? Dei valori più importanti nella vita. E allora, ragazzi, la domanda che vale per entrambi, visto che siamo alla fine, chi volete salutare?
Io, tutti quelli che sono all'estero, fuori di Giangiana, batte il cuore per loro. E io saluto tutti i miei amici. Ok. Molto bene, molto bene. E allora, siamo arrivati alla conclusione. E vi ringrazio veramente di cuore per aver partecipato a questo programma ed è stato veramente un piacere avervi come nostri ospiti. Speriamo di vederci presto a Cianciana, Gaetano e Joseph. È stato un grandissimo piacere. Anzi, il piacere è stato nostro. Vi invito a rinvitarci e fare un programma non seduti nel mio salotto, ma farlo nel salotto dei giangianesi. Ma guarda, non anticipiamo niente, sarebbe nei nostri programmi comunque. Volentieri, sai? Volentieri, proveremo. Possiamo a farlo, proveremo. Un giro, dai. E infatti, ora approfittando della mia presenza lì, possiamo anche provare a farlo. In ogni caso, per il momento siamo arrivati nelle vostre case, siamo arrivati sui vostri telefonini e davvero di cuore a tutti coloro che grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in questa trasmissione, spero che sia stata di vostro gradimento. Vi invito a condividerla se volete e a seguirci ancora nelle prossime puntate, perché ancora qualcuna ci sarà in questa stagione. Grazie ancora e ci sentiamo alla prossima allora. A presto, una buona vita. Ciao, grazie ciao. Ancora. A presto. Da Giangiana è tutto, lì nello studio. Alla prossima.